Ora abbiamo una piccola chiacchierata con alcuni ospiti. Io ogni tanto chiamo sul palco Tiziano Pesce, che è il presidente di UISM. Benvenuto Tiziano, prego di accomodare. E UISM, che è tra gli aderenti al progetto nuovo, e non so se è collegato o se è presente, fatemi un cenno. Si collegherà poi successivamente anche già da Mario di Alci, ma partiamo proprio con te, Tiziano, perché anche voi di UISM avete in atto in questo momento una sperimentazione che in qualche modo è simile al progetto Mofir. Ti va di raccontarcela, anche raccontare quali sono gli obiettivi di questa sperimentazione? Molto volentieri. Tanto grazie Paolo, complimenti per la conduzione brillante. Buongiorno a tutte e a tutti, un ringraziamento doveroso e sentito alla presidenza e alla direzione di Fondazione Unipolis per averci permesso di accompagnare insieme a tante altre organizzazioni il percorso che questa mattina abbiamo visto. Complimenti ai ragazzi e alle ragazze, perché per un'associazione di promozione sportiva e sociale come la UISP, che ha ovviamente all'interno del proprio corpo associativo centinaia di migliaia di giovani, in questa esperienza di questa mattina è un'iniezione di fiducia, di ottimismo e una ancora maggiore responsabilità, ovviamente, a cercare di fare sempre di più e sempre meglio. Diciamo che UISP, ecco, si trova a vivere in questi mesi un'esperienza che si interseca molto con l'esperienza di MOV. Complimenti anche ovviamente a Move Game, complimenti a Domenico Schillaci, mi rende il compito molto più semplice, perché Domenico ha anticipato tanti dei temi anche riferiti allo sport, al nostro sport, allo sport per tutti, allo sport sociale. Noi stiamo facendo questa esperienza con tante istituzioni sul territorio, con tante associazioni e società sportive che stanno guardando, ecco, questa azione pilota all'interno di un progetto che ha un nome per noi, ecco, non ci siamo inventati nulla di trascendentale, abbiamo preso parte del nostro acronimo, Progetto Sport per Tutti, un progetto finanziato e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto appunto UISP è ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ma è anche associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rete associativa nazionale. All'interno del progetto Sport per Tutti, all'interno dell'azione UISP for Sustainability, c'è un'azione pilota che andiamo ora velocemente a vedere. È una delle 5 azioni del progetto appunto Sport per Tutti. Per chi lo vorrà, è a disposizione un sito tematico che è sportpertutti.eu, che presenta tutte le azioni, ovviamente racconta il progetto, racconta il suo svolgimento. E all'interno quindi di UISP for Sustainability abbiamo le azioni di promozione della mobilità sostenibile e dolce. All'interno abbiamo due azioni, la mobilità semplice e la mobilità per quanto riguarda... Scusate. Meglio, e le azioni riferite alla sperimentazione. Le azioni sulla mobilità semplice sono azioni atte a cercare di modificare, di contribuire quantomeno a modificare i comportamenti, le abitudini quotidiane, con una grande attenzione ovviamente ai giovani, ma anche a tutte le altre fasce di età, con una particolare attenzione anche agli over 65. Siamo partiti da alcuni dati. Ovviamente ci siamo interrogati intanto su come si spostano le persone che praticano sport. Anche questa mattina abbiamo parlato di piani di mobilità casa-lavoro, abbiamo parlato di piani di mobilità casa-scuola. Su questi due punti c'è ormai un'ampia stratificazione proprio normativa e legislativa, ma ancora non abbiamo di fatto nessun riferimento normativo sui piani di spostamento casa sport, e quindi questo progetto vuole contribuire anche a questo. I dati fatto del sistema sportivo ci dicono che in questo paese sono poco meno di 12 milioni gli atleti, i praticanti, tesserati alle organizzazioni sportive. Rispetto ai dati eSport del 2021 sappiamo che gli spostamenti lavoro-studio incidono per il 32%, gli spostamenti per la gestione familiare il 34% e tempo libero-sport per il 34%.
Abbiamo esploso l'analisi dei dati sui mezzi di spostamento per quanto riguarda il tempo libero sport e abbiamo queste percentuali che sono, diciamo, significative per affermare come la stragrande maggioranza degli spostamenti per andare a praticare un'attività sportiva fisica avvengono attraverso sicuramente mezzi non sostenibili, mezzi a motore, quindi abbiamo quel 62% di auto e moto. E quindi appunto quel dato molto importante di quei quasi 12 milioni di cittadini e di cittadine del nostro paese che per il 62% si spostano in quel modo. Ovviamente la WISP come Fondazione Unipolis declina le proprie azioni sin dal principio con ovviamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'interno appunto degli obiettivi abbiamo individuato quello che è l'obiettivo generale legato a questo progetto, quindi per promuovere una mobilità dolce e sostenibile proprio per l'approccio, il percorso casa sport. Ovviamente gli obiettivi di disincentivare l'auto privata, l'utilizzo dell'auto privata favorendo sistemi di carpooling, favorire l'uso del trasporto pubblico, promuovere mobilità ciclabile, l'utilizzo del monopattino e in tema più generale, che poi vedremo velocemente legato anche alle azioni del progetto e della gara Green Mob, promuovere l'accessibilità sostenibile attraverso un sistema di premialità. E attraverso una società di ricerca che è la Simurg Ricerche di Livorno abbiamo lavorato per iniziare a definire quelle che sono le linee guida di indirizzo per la mobilità sostenibile per poi arrivare alla redazione di 3 piani di spostamento casa sport su 3, diciamo, ambiti pilota, 3 impianti sportivi importanti, uno a Casalecchio di Reno, in prossimità di Bologna, della città di Bologna, uno a Roma, il Fulvio Bernardini, è l'impianto sportivo pubblico più grande di Roma Capitale, e un altro a Bari. Abbiamo lavorato attraverso anche noi una app sperimentale, l'app GoodGo, della startup Ecogeco, che è una spin-off dell'Università degli Studi di Pisa, volta proprio a incentivare le persone, gli utenti, ad scegliere gli impianti sportivi appunto utilizzando modalità di trasporto sostenibili. Il programma sperimentale, come anticipavo, prevede appunto proprio la redazione di manuali, quindi di piani di mobilità per il tragitto casa sport. E questi piani sono già online sui nostri sistemi di comunicazione, quindi sul sito sportpertutti.eu, e ovviamente l'obiettivo più importante per noi è quello che questo lavoro diventi una buona pratica, diventi, diciamo, una contaminazione per le migliaia e migliaia di associazioni, di società sportive affiliate alla WISP, ma la presunzione è che ovviamente questo sia una buona pratica da esportare, quindi una buona pratica da guardare, a cui guardare all'interno di tutto il sistema sportivo e delle migliaia, decine di migliaia di organismi sportivi che gestiscono impianti. Questo è, diciamo, il layout del piano di mobilità riferito all'impianto gestito dalla Polisportiva Masi a Casalecchio di Reno. Ci sono tutte le caratteristiche della struttura e anche l'analisi di tutte le fasce orarie per andare anche nel rapporto con le istituzioni locali e verificare di poter implementare l'utilizzo, diciamo, la disponibilità o meglio del trasporto pubblico nelle fasce orarie più, diciamo, di punta per l'accesso agli impianti. Abbiamo fatto un'analisi anche questa slide di Modal Split per quanto riguarda l'utilizzo quindi dei mezzi di trasporto, ma soprattutto abbiamo registrato un dato significativo per quanto riguarda la propensione al cambiamento, quindi le persone che ad oggi, quantomeno a ieri, raggiungevano l'impianto attraverso l'utilizzo di auto o di moto propria si dichiarano disponibili per il 38% ad utilizzare la bicicletta, per il 54% utilizzare mezzi di trasporto pubblico, addirittura per il 59% ad utilizzare comunque sistemi di condivisione dell'auto e quindi di carpooling. E azioni concrete, vado velocemente a chiudere per stare nei minuti.
Questo è l'impianto appunto Fulvio Bernardini di Roma, nel quartiere di Pietralata. Abbiamo già, diciamo, si vedono già dei segni ecco concreti degli interventi, quindi la tracciatura per quanto riguarda il rendere più fruibile l'accesso attraverso le biciclette, la segnalazione dei parcheggi dedicati, riservati al carpooling e anche i percorsi ovviamente pedonali in sicurezza. Sono state montate delle rastrelliere anche con tettoia, è stato fatto un lavoro di, diciamo, di comunicazione per quanto riguarda ecco, mettere in evidenza la mappa, le disponibilità dei trasporti pubblici. Questo invece è un esempio di cartellonistica che abbiamo avviato sull'impianto polisportivo Capocasale di Bari. E ecco, arriviamo, diciamo, all'esperienza che è tuttora in corso, quindi avremo i primi dati nei prossimi mesi, e quindi l'utilizzo appunto dell'app Good Go di cui vi parlavo poco fa. C'è stata una prima fase proprio del tutto sperimentale nel mese di marzo con un concorso che ha portato appunto delle premialità, vediamo monopattini piuttosto che altre gadget, diciamo, materiale sportivo. E questi ecco, sono altri layout che si trovano sul nostro sito sportpertutti.eu che ecco, contribuiscono a, dal punto di vista comunicativo, a rendere, diciamo, questo progetto concreto. E questo è appunto il, diciamo, il primo resoconto della gara sperimentale e qua il richiamo della, diciamo, della prima gara vera e propria che è ancora in svolgimento. Abbiamo poi somministrato già dei questionari che ci danno un primo feedback del gradimento, ecco, comunque delle, diciamo, delle propensioni di quelli che erano fino a ieri gli utenti che, ecco, non si erano posti troppo il problema di come raggiungere, o meglio di raggiungere l'impianto con modalità di trasporto sostenibili. Io vi ringrazio veramente e grazie per questa opportunità e vi faccio veramente ancora un complimento.